Ragazze, siete stanche dei soliti colori uniformi sulle unghie? Ho una tecnica che fa per voi, la Marble Realizzare la tecnica Marble Art avrete bisogno di diversi smalti colorati, una base trasparente, stuzzicadente, un bicchierino di plastica riempito d'acqua, forbici e scotch. Praticamente Marble Art otterrete questo effetto, si nota bene nel dito medio perché ho preso bene l'effetto e nel mignolino. Gli altri due, insomma, ho preso, diciamo, non ho preso proprio il punto più carino. Adesso vi mostro come si fa questo effetto. Allora, io ho scelto il fucsia, il bianco e il nero. Ma voi potrete andare ad utilizzare i colori che preferite, quanti ne preferite soprattutto. Minimo io ne consiglio di mettere 3, meno di 3, insomma. Questo qua è a vostro piacimento, potete farlo a vostro piacimento, quante gocce volete, per quante volte volete. Io vi consiglio sempre di non mettere tanto smalto scuro perché poi vedete l'effetto, se beccate la riga più scura, non è proprio dei migliori. Però io avevo questi, siccome che gli smalti io me li do raramente perché preferisco usare, ricostruirmi le unghie col gel, quindi mi accontento di questi. Ecco qua, rimettiamo anche un goccino, va, di fucsia, che mi piace tanto, fucsia. Ecco qua. A questo punto, cosa dovete fare? Dovete andare a prendere il vostro stuzzica. Anzi, prima facciamo una cosa. Prendete lo scotch e andatelo ad applicare sulla pelle intorno all'unghia, perché quando voi immergerete la vostra unghietta, almeno non si sporcherà troppo la pelle circostante, la dovrete pulire meno. Ecco qua. Poi non vi preoccupate se vi sporcate. Tanto potete prendere tranquillamente un cotton fioc imbevuto d'acqua e andare a pulire la pelle. E fate delle righe a vostro piacimento. Vedete, sembra effetto marmo, da questo deriva il nome Marble Art. Quando avete ottenuto un disegno che vi piace, scegliete dove tuffare l'unghia. Allora, immergetela così, come vi faccio vedere io. Poi prendete il vostro stuzzicadente e andate a rimuovere tutto lo smalto che è rimasto in superficie. Con dei movimenti circolatori vi si attaccherà lo stuzzicadente e l'acqua tornerà quasi pulita. Ecco qua, vedete? Lo smalto in superficie non c'è più, c'è rimasto il bicchierino sporchissimo. A questo punto abbiamo la nostra unghia e il nostro scotch bello decorato. Fate asciugare un attimino e andate a rimuovere lo scotch. A questo punto prendiamo il nostro solvente per unghie e andiamo a rimuovere lo smaltino in eccesso sui bordini dell'unghia. Potete anche usare il cotton fioc per più precisione. Comunque vi siete risparmiati una bella fatica con lo scotch perché immaginatevi arrivava fino a qua la Marble Art. Avete risparmiato litri e litri di acetone con questo trucchetto. Ed ecco il risultato finito della nostra Marble Art.